ad oggi non si possono fare. C'è una proposta italiana che rimane sul piatto, quindi non è una proposta che è stata approvata, ma sulla quale si sta trovando negli ultimi tempi più voci che ne sottolineano l'esigenza. Ricordo il discorso del presidente Hollande rispetto all'esigenza di avere un fondo europeo della difesa, ricordo il discorso del ministro delle finanze tedesco, oltre che del ministro della difesa e del ministro degli esteri, quindi sulla consapevolezza che se vogliamo avere un'Europa della difesa dobbiamo anche imparare ad avere dei fondi comuni di cui disporre, diciamo non è più soltanto l'Italia a dirlo, ma ci sono più voci che si levano in Europa. Sul tema degli investimenti l'Italia ha fatto una proposta che noi riteniamo realistica, perché immaginare di chiedere oggi all'Europa che tutti gli investimenti sulla difesa possano essere scorporati dal patto di stabilità sarebbe una richiesta comprensibile ma difficilmente accoglibile. Ma la proposta italiana che dice sui progetti comuni, non tutto, ma quei progetti che sono considerati importanti dall'Europa per la difesa, forse su quelli invece farli estrapolare dal patto di stabilità si potrebbe. Questa è una proposta italiana che facciamo da almeno 2 anni e continuiamo a portarla avanti. Io penso che ci sia anche rispetto a questo argomento delle sensibilità nuove e più aperte, e quindi noi continuiamo ad andare avanti pensando che sia una proposta giusta.